Grazie. Grazie. Bene, grazie. Buongiorno. Allora, innanzitutto benvenuti in questa splendida cornice che è quella dell'Arancera e si trova all'interno dell'assessorato all'ambiente. Come vedete, insomma, richiama anche le funzioni che svolge e è per noi oggi un momento estremamente importante perché diamo avvio al nuovo piano per la gestione dei materiali post-consumo. L'iniziativa è chiamata Roma non si rifiuta. Innanzitutto la scelta delle parole. Con l'assessora Montanari abbiamo deciso, e lei ha fortemente voluto, iniziare a dare una svolta anche alla semplice denominazione dei materiali. Non si parla più di rifiuti,
ma si parla di materiali post-consumo. E perché? Perché il rifiuto dà l'idea e indica qualcosa che non serve più, che si butta. E noi sappiamo bene quanto questo, la fine del ciclo di vita di questi prodotti e quindi questo sistema che produce rifiuti abbia ormai raggiunto dei limiti intollerabili, non solo nella nostra città ma il pianeta è inquinato. Per cui noi dobbiamo fare effettivamente un cambio di passo a 360 gradi e quindi iniziare a parlare non più di rifiuti ma di materiali post-consumo. E dobbiamo iniziare sin dalla produzione di questi materiali, concependoli in modo tale da poter avere una seconda vita quando finiscono il loro ciclo di vita primario. Diventano materie prime e seconde, come si dice, quindi materiali post-consumo. Questo piano che oggi vi illustreranno l'assessora Montanari e il dottor Bina si fonda su questa concezione, sulla concezione dell'economia circolare. Chiaramente vogliamo prendere in considerazione tutta la gestione di questi materiali che a Roma probabilmente è stata lasciata nel dimenticatoio per troppo tempo. Il nostro obiettivo è quello di avere una città più pulita, più bella, più vivibile e vogliamo farlo coinvolgendo i cittadini, insegnando ai cittadini cosa sono questi materiali, come si possono utilizzare, come si possono riutilizzare e come si fa per contribuire ad avere una città che sia pulita, che sia sostenibile, che sia ecologica. Per fare questo iniziamo dai bambini, iniziamo dai processi commerciali, iniziamo dalle famiglie, coinvolgeremo tutti. Deve essere un lavoro che ci vede tutti impegnati, perché la società è la città e di tutti. Quindi noi diamo l'avvio, l'assessorato dà l'avvio, ama, lavora, ma lavorano insieme a noi tutti i cittadini. Sostanzialmente quello che vogliamo fare è stringere un patto con loro e dobbiamo andare nella direzione di ottenere un vero e proprio cambiamento culturale, altrimenti non potrà cambiare niente. Noi l'avevamo detto in campagna elettorale, a noi non vogliamo il voto, il semplice voto e poi ci si dimentica, no, noi vogliamo la partecipazione attiva dei cittadini e in questo piano la partecipazione è richiesta e verrà valorizzata per riuscire ad ottenere gli obiettivi di piano. Sicuramente l'organizzazione dell'AMA sarà fondamentale per la riuscita dell'attuazione del piano. Si parte dalle AMA di domicilio, ossia noi oggi abbiamo una società che è basata su una città estremamente. Questo significa che i centri di raccolta sono pochi, i camioncini, i camion raccolgono tutta la città e poi impiegano delle ore per andare a scaricare all'interno dei centri di raccolta. Questo non sarà più possibile. Noi cercheremo di localizzare un centro di raccolta in ogni municipio affinché la raccolta venga effettuata vicino il trasferimento di questi rifiuti dai camioncini ai centri di raccolta venga effettuato vicino ai luoghi nei quali si raccoglie. Questo dimezzerà o abbatterà moltissimo i tempi di percorrenza dei camioncini, che potranno stare quindi tutto il tempo su strada a raccogliere, potranno andare a raccogliere, scaricare e ritornare di nuovo alla volta. E si eviteranno anche quelle code chilometriche alle quali oggi siamo abituati. Ancora, dobbiamo prendere in considerazione tutto il tema degli impiantisti. Come sapete oggi AMA abbiamo ereditato un sistema che era sostanzialmente basato sulla discarica di Malagrotta. La discarica è stata chiusa, ce lo chiedeva l'Europa, i cittadini si sono attivati, la discarica è stata chiusa ma nel frattempo non sono stati previsti nuovi impianti, non sono state ipotizzate soluzioni alternative. E questo chiaramente non può essere coerente con una visione che tende all'economia circolare, tende a riciclare il massimo possibile, perché semplicemente non abbiamo impianti che effettuano queste attività. Quindi il tema dell'impiantistica sarà ampiamente sviluppato, loro vi daranno dei elementi molto precisi che saranno poi ulteriormente specificati quando uscirà a breve il piano industriale. E soprattutto andiamo in una direzione nella quale tanto le discariche quanto gli inceneritori, soprattutto gli inceneritori, saranno un riporto. Quindi partiamo dall'esistente per puntare verso un futuro che non preveda più le discariche, chiaramente, ma soprattutto non prevedrà più gli inceneritori. Stiamo lavorando molto con le altre istituzioni, con la prefettura, soprattutto sul contingente.
periodo. I nostri obiettivi sono estremamente ambiziosi, ma con la collaborazione dei centri si possono raggiungere. Parliamo di una riduzione di almeno 200.000 tonnellate di rifiuti, oggi Roma ne ha circa 1.700.000, una quantità spropositata. E puntiamo ad aumentare la raccolta differenziata, che oggi è ferma al 44%, circa 40-44%, e vogliamo arrivare a una raccolta differenziata di circa il 70%. Anni, quindi alla fine del 2020. Per fare questo, chiaramente, vediamo, la collaborazione di tutti sarà importante, partiranno anche delle campagne informative in tutta la città, in tutti i quartieri, perché la collaborazione dei cittadini si costruisce da una buona attività di informazione e formazione. E devo dire che in questi pochi mesi nei quali è arrivata l'assessore Montanari, cioè lei ha iniziato a fare informazioni anche a noi. È, come dire, da questo punto di vista è un capitolo. Siamo molto fiduciosi che questo piano che oggi illustriamo inizierà a entrare da subito, si metterà in moto da subito e a breve inizieremo a vedere degli ottimi risultati. Grazie. Ricordavo che
con il quale molti hanno assolutamente in contatto. Dicevo, per questa ragione anche culturale, il secondo profilo del nostro piano riguarda appunto la gestione e l'estensione della raccolta differenziata. Una raccolta che deve essere fatta bene per le frazioni archeologiche dei rifiuti di carta, vetro, plastica, organico, secco e altri materiali, devono essere divisi in modo tale che siano poi correttamente riutilizzati nella filiera di riferimento. Questo è fondamentale, quindi occorre mettere i cittadini nelle condizioni di svolgere questo tipo di funzione. Noi lo facciamo con una serie di azioni che adesso vi illustro e lo facciamo, dicevo, creando diverse opportunità che sono le porta a porta, sono le domus ecologiche, sono le isole ecologiche, sono l'opportunità di raccolte dedicate a azioni archeologiche specifiche che sono importanti e che non devono essere assolutamente smaltite in modo pericoloso, perché un altro degli obiettivi fondamentali che ci dà la Commissione europea e ci dà la legislazione europea è quello di evitare appunto che i rifiuti gestiti in modo non corretto costituiscano un pericolo per la salute e per l'ambiente. Questo è un principio cardine, cioè tutto quello che noi produciamo, che possono essere i RAE, i rifiuti elettrici e elettronici, non devono diventare appunto pericolo per la nostra salute e per l'ambiente. Quindi questo è il secondo grande pilastro del nostro piano. Un piano naturalmente che deve essere rigoroso, scientifico, misurabile, nel senso che a questo piano gli abbiamo dato una tempistica, abbiamo dato degli obiettivi raggiungibili, degli obiettivi misurabili e con i quali ci confronteremo mese per mese o bimestre per bimestre per capire se stiamo raggiungendo gli obiettivi o quali sono eventualmente i correttivi che dobbiamo introdurre per poterli realizzare, perché come sapete ogni piano deve essere contestualizzato in un ambiente dove tanti sono soggetti che possono contribuire a realizzare l'obiettivo. Il terzo profilo generale del nostro piano riguarda l'impiantistica. Come diceva la sindaca, certamente noi abbiamo ovviamente eliminato dalla nostra prospettiva in modo completo sia gli scarichi che gli inceneritori, perché costituiscono sicuramente un problema per l'ambiente e per la salute dei cittadini, dove insistono nei territori, ahimè anche con il nostro territorio con una grotta, e andando invece in una direzione nuova, che è quella dell'economia circolare, la nostra idea è quella di valorizzare al massimo il potenziale di frazione merceologica che deve essere trattato, che in fondo è la parte più importante dei nostri rifiuti, cioè la parte organica. Per questa ragione noi prevediamo di trattare con tre impianti, inizieremo appunto dal primo, con tre impianti circa 120.000 tonnellate di organico che potranno essere appunto avviate a un percorso, cioè io dico a ritornare alla terra, perché l'organico deve ritornare alla terra, di fronte alle grandi tematiche dei cambiamenti climatici, della desertificazione, noi dobbiamo dare di nuovo alla terra quella forza che consente alla terra di rendere tutto rigoglioso. Quindi come vedete c'è un grande virtuosismo nell'azione anche di recuperare l'organico e a mio avviso questo è assolutamente centrale. Allora, per fare tutto questo, e questo è il quarto profilo che è più metodologico, noi dobbiamo anche ragionare su AMA, perché su AMA dobbiamo fare una due diligence per ottimizzare un'attività appunto d'impresa che attraverso la territorializzazione, e vorrei che questo concetto della territorializzazione fosse ben chiaro, ed è ben chiaro a mio avviso nel nostro piano, noi possiamo appunto implementare le attività in modo da essere davvero vicini al territorio e in modo da superare anche quei problemi di criticità che a Roma vediamo tutti i giorni, perché soltanto chi è vicino al proprio territorio sa quando quel cassonetto è pieno, quando quella situazione è una situazione critica, e ha anche la velocità di risposta che il cittadino, a mio avviso giustamente, esige. Quindi le aree di municipio, e veramente questo è un pilastro del nostro piano, sono fondamentali proprio per dare un'articolazione territoriale al sistema di raccolta appunto dei nostri materiali costruiti. Devo anche dire, lo aggiungo, che questo approccio che vede questi obiettivi, quindi riduzione della produzione, raccolta differenziata, tariffazione puntuale, nuovi impianti per l'economia circolare, è anche la premessa per dare una risposta a un grande problema di oggi, che è il problema dei giovani. Cioè, oggi i giovani hanno bisogno di investire e sapere che nel territorio dell'economia green ci sono delle grandissime opportunità.
sostenibilità. La New Economy Green veramente oggi può dare grandi risposte occupazionali. Occorre però, e questo è un grande lavoro e anche un lavoro faticoso, andare nella direzione giusta, quindi di un'impiantistica che valorizzi i materiali post-consumo. Accanto all'organico noi cercheremo appunto di realizzare anche un'impiantistica che ci aiuti a separare le plastiche e a produrre tutti quei materiali che oggi dalle plastiche è possibile appunto produrre. In un'ottica sempre di ciclo di vita dei prodotti che veda al centro, sì, nella sua prima fase di disegno di quel prodotto, un percorso che lo possa alla fine recuperare. E questa è una grande scommessa anche industriale, e qui sarà AMA a dare questa risposta industriale. Che cosa prevede quindi il primo nostro parte, la prima nostra parte di piano? Prevede 12 azioni e 5 progetti che ci consentiranno appunto di ridurre quella produzione di rifiuti al 2021, perché ecco, il nostro piano ha una visione strategica. Io penso che sia fondamentale, quando appunto si amministra, avere sempre una visione strategica. La visione strategica significa che noi dobbiamo fare delle azioni a breve termine, a medio termine e a lungo termine, e queste azioni devono essere tutte assolutamente misurabili. Nel nostro piano per la produzione di materiali post-consumo noi abbiamo individuato queste 12 azioni che voi trovate anche negli allegati e che sono importanti perché possono contribuire, anche se ognuna in percentuali diciamo non elevatissime, però a ottenere quel risultato. Devo dire che questi sono i dati poi che l'ingegner Bina magari poi darà, che già in questi 3 mesi la riduzione del 3% ha comportato un risultato anche di risparmio economico, perché la riduzione della produzione di rifiuti e di materiali post-consumo comporta anche una riduzione fondamentale dei costi di trattamento e di smaltimento e dei costi di raccolta. Quindi ovviamente questo si traduce anche in una voce economica importante, perché se in 3 mesi abbiamo risparmiato circa 2 milioni e mezzo di euro, voi pensate a qual è l'obiettivo che noi intendiamo raggiungere al 2021, anche perché questi passaggi io lo ricordo sempre, perché io sono una persona onesta intellettualmente e prudente, sono percorsi graduali che se sono seri, come noi vogliamo che siano seri, devono prevedere una gradualità assolutamente necessaria. 12 azioni, vado veloce, innanzitutto questa green card che consentirà appunto ai cittadini di vedere valorizzati i propri comportamenti virtuosi, e questo già ci produce un 1% di riduzione. La promozione dell'acqua del rubinetto, io anche il giorno della maratona ero sconvolta nel vedere tutte quelle bottigliette di plastica ovunque, quindi noi, il nostro piano prevede la valorizzazione delle acque di Roma, tra l'altro sono acque buonissime, e quindi noi dovremo assolutamente fare in modo che questa plastica che ci circonda non diventi appunto un motivo di non decoro della città, e quindi in questo senso questa azione contribuisce allo 0,5%. La promozione del ricorso ai prodotti alla spina del vuoto a rendere è un'altra parte del nostro progetto, 0,5%. Il programma contro lo spreco alimentare che abbiamo già approvato, e quindi su questo abbiamo già iniziato un percorso. Naturalmente ognuna di queste azioni sarà valutata e monitorata e ne calcoleremo gli effetti. Ad esempio il family bag per i prodotti cucinati, serviti e non consumati nei ristoranti è una prassi diciamo consolidata in tante parti d'Italia. Se tutti i nostri ristoranti potessero utilizzare appunto i cosiddetti family bag, cioè il fatto di potersi portare a casa quello che resta, perché sennò va a finire nell'indifferenziato, poi va a finire in discarica o va a finire negli inceneritori o va a finire nel TMB, e costituisce un grande problema perché puzza, perché dà anche dei problemi sanitari significativi. Poi l'uso dei tessili sanitari riutilizzabili, questo concetto del riutilizzo è centrale nel nostro piano. Intendiamo anche realizzare e sviluppare circa per ogni municipio i cosiddetti centri per il riuso creativo, che abbiamo chiamato appunto i modelli CRIC, dove promuovere la riparazione, il riuso, ma anche la valorizzazione artistica di quello che apparentemente potrebbe essere buttato in discarica, ma che invece, come sappiamo, grazie anche a una banca dati dei mestieri che c'è in ogni città. In ogni città esiste una riserva appunto di competenze che spesso sono nascoste, ognuno se le tiene per sé, invece in questi centri
possono confluire e anche costituire un elemento di grande socialità, oltre che di recupero appunto di materiali. In questo caso appunto anche i click possono contribuire alla riduzione della produzione dei rifiuti in modo significativo. I tesseri sanitari che appunto possono generare fino a 1.500 euro di risparmio per famiglia, questo calcolo è stato fatto in modo scientifico, contribuiscono allo 0,5 del nostro risultato. Poi ancora i GPP, cioè i Green Public Procurement, che nelle città devono essere applicate, ma non in modo come sono state fatte spesso in tanti comuni italiani, cioè si fa la delibera, si dice noi aderiamo agli acquisti verdi e poi non si misurano gli acquisti verdi della città, invece vanno misurati. Quindi noi abbiamo in predisposizione appunto una delibera che prevede anche però una valutazione dell'efficacia degli effetti. La regolamentazione delle ecofeste, anche qui è un contributo molto importante, la tariffazione puntuale, meno produco, meno pago, guardate questo è un concetto fondamentale perché ci consentirà di ridurre appunto i costi che sono alti appunto per la città di Roma. E la tariffazione puntuale consentirà a ogni cittadino di dire io non voglio appunto pagare per quei rifiuti che possono diventare un problema, io voglio invece valorizzare i materiali post consumo che produco e quindi inserirli in una filiera che è una filiera di sostenibilità. Ancora gli scarti verdi, gli scarti edili. E poi abbiamo inoltre, sempre nell'ambito appunto del piano di riduzione, ipotizzato l'acquisto, e lo faremo a breve, di 120 compostieri di comunità che consentiranno anche in questo caso di valorizzare quello che è l'organico prodotto da ogni, dai cittadini. Questo è importante perché i nostri territori possono davvero diventare di nuovo dei luoghi dove la socialità viene proprio creata grazie alla condivisione di questi percorsi. E ancora, oltre al composto domestico, è un altro elemento molto importante, cioè la capacità di autocompostaggio domestico. Su questo, nei singoli municipi prevederemo la formazione, perché ognuno di noi deve imparare a fare appunto l'autocompostaggio domestico. C'è chi è già bravo e lo sa fare, ma c'è anche chi ha bisogno di essere aiutato, e quindi noi prevediamo di organizzare della formazione molto importante per tutti i cittadini che sono interessati magari presso i loro municipi a effettuarlo. Ancora alcuni progetti importanti che vanno a intercettare dei materiali post consumo che sono pericolosi, cioè il progetto dedicato ai piccoli RAE, in applicazione tra l'altro del decreto 121 del 31 maggio 2016 che prevede appunto l'1:0, e noi vogliamo valorizzare questo incentivando la possibilità di presso soprattutto gli esercizi commerciali di valorizzare dei contenitori dedicati che ci consentono di non vedere che i telefonini, i nostri vecchi computer vadano a finire appunto nell'indifferenziato. Voi sapete che in questi apparecchi elettrici ed elettronici sono contenute sostanze importantissime appunto come le terre rare, ad esempio, che oggi tra l'altro si fa anche fatica a trovare nel mondo, oro, argento e altri appunto sostanze preziose, e quindi riuscire a sviluppare questa filiera a partire dalla raccolta a mio avviso è decisivo, e noi abbiamo un progetto su questo. Quindi abbiamo il progetto Mercati a Impatto Zero, con la fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata, per gli imballaggi di plastica, per i cartoni, per i beni alimentari invenduti, e ancora il progetto Rifiuti Zero per le scuole. Le scuole sono il luogo centrale dove i bambini sono i più sensibili e imparano da subito a fare la raccolta differenziata. Anche loro devono essere messi nelle condizioni di effettuarla. Il progetto Metalli non di imballaggio e il progetto Oli vegetali esausti. Voi sapete che tra l'altro gli oli si possono recuperare al 99%. Quindi il fatto che spesso l'olio di frittura vada a finire purtroppo fino al nostro mare, inquinandolo, così come le plastiche, comunque l'olio è veramente una questione centrale. Quindi il nostro progetto prevederà una rete di punti di raccolta in spazi che potranno essere consentire di valorizzare anche dal punto di vista economico gli oli vegetali esausti. Per fare tutto questo naturalmente è necessario omogeneizzare il servizio,
uniformarlo ed estenderlo naturalmente su tutta la città. E questo è il percorso che ci consentirà, con l'estensione della raccolta porta a porta, l'estensione delle isole ecologiche su cui abbiamo iniziato a lavorare, e a breve metteremo appunto la prima pietra sulla prima isola ecologica che facciamo appunto nell'era Raggi, sulla prima domus ecologica, che sono appunto spazi riservati a delle utenze determinate. Ecco, la realizzazione di circa 1000 domus ecologiche, la realizzazione di più di 30 isole ecologiche ci consentiranno, assieme all'estensione della raccolta porta a porta e al miglioramento della capacità di intercettare tutte queste frazioni di rifiuti, di raggiungere il 70% di raccolta differenziata al 2021. Ovviamente, come dicevo, noi avremo un sistema di monitoraggio, nel senso che noi valuteremo appunto bimestralmente gli obiettivi che stiamo raggiungendo, quali sono le problematiche, le criticità che eventualmente devono essere affrontate per superare questo problema. Infine, l'impiantistica, come ho già detto, per noi l'impiantistica è centrale però in una visione, come vedete io la cito alla fine perché all'inizio del processo c'è la riduzione, produciamo troppi rifiuti, ma quelli che produciamo come materiali post consumo devono essere valorizzati. Quindi noi abbiamo fatto un conto e nella nostra stima sostanzialmente, e adesso su questi dati magari entrerà anche più nel merito il dottor Bina, noi aumenteremo la nostra capacità di trattamento dell'organico sino ad arrivare sicuramente a 120.000 tonnellate, senza naturalmente assolutamente aumentare Macarese, ma investendo appunto in nuova impiantistica. Così come prevediamo sicuramente la chiusura di Salario entro il 2019, e per quanto riguarda Rocca Cencia il nostro impegno è di andare a esaurimento. Naturalmente tutto questo, come ho già detto anche con i rappresentanti dei municipi, dipende anche dalla capacità di raggiungere gli obiettivi del piano, perché se saremo così virtuosi da raggiungere rapidamente il 70% avremo solo bisogno di impiantistica sostenibile e quindi non di altro tipo, tipologia di impiantistica. Ovviamente ci sarà un incremento percentuale della raccolta della carta, un incremento percentuale della raccolta del vetro e dei molti materiali, perché noi, come dicevo, intendiamo assolutamente, queste sono le nostre linee di sviluppo, promuovere un'evoluzione impiantistica che vada nella direzione di creare appunto il cosiddetto riciclo ecoefficiente, quindi nuovi posti di lavoro nel settore della valorizzazione di questa riserva di ricchezza che sono i materiali post-consumo. Il piano è a disposizione, quindi ognuno di voi potrà analizzarlo nel dettaglio. Ecco un altro aspetto metodologico e chiudo perché sono stata anche troppo lunga. Allora, questo piano sarà approfondito e discusso con i consiglieri nella commissione ambiente presieduta appunto dal presidente Diaco, che è qui, e poi sarà elaborata anche a livello di municipi, perché ogni municipio poi elaborerà il piano di municipio. Noi raccoglieremo anche tutte le osservazioni, le istanze e le proposte, i progetti dei singoli municipi. Alla fine avremo un documento che è assolutamente condiviso e partecipato, perché, e chiudo, io scusate se insisto sempre con le mie citazioni, ma come diceva Langer, la società sostenibile non esisterà se non sarà socialmente desiderabile, e noi vogliamo che questo piano sia desiderato appunto dai cittadini, ma io credo che i cittadini desiderano assolutamente non vedere più i rifiuti accumulati attorno ai cassonetti, dove, come ci facciamo vedere ieri, poi si concentrano, si possono concentrare anche situazioni non buone. Noi vogliamo proprio andare oltre tutto questo, e questo piano della Giunta Raggi, credo, della Sindaca Raggi, è un piano che può ottenere questi risultati perché è misurabile e concreto. Grazie. Buongiorno. A me spetta di, come dire, rendere concrete le previsioni e gli indirizzi che questo piano assegna ad AMA e alla città di Roma, e in questo caso di presentare in questa fase quelle che sono state già le iniziative di supporto
che hanno aiutato la produzione del piano e soprattutto che hanno, come dire, dimostrano che questo non è soltanto un documento di indirizzo, ma diventa un documento concreto che poi si concretizzerà a maggior ragione nel piano industriale di AMA che stiamo predisponendo e concludendo. In particolare, allegati al piano ci sono una serie di documenti che sono stati predisposti da AMA e che adesso vi rappresenterò, vi illustrerò nei loro contenuti principali, sempre diciamo, a disposizione, che restano sempre a disposizione comunque per il vostro esame nei siti dove sono stati pubblicati. Noi abbiamo, come dire, organizzato la realizzazione di questo piano prevedendo una serie di attività, di sviluppare una serie di attività. In particolare, per quanto riguarda la raccolta differenziata, abbiamo ipotizzato di promuovere uno sviluppo, una ottimizzazione della raccolta differenziata partendo dall'esame di una situazione di un municipio, il sesto municipio, che è un municipio che ha delle caratteristiche che voi conoscete bene, ma che è stato oggetto già in passato di un grosso sforzo da parte di AMA per lo sviluppo della raccolta differenziata. Quindi un municipio dove noi possiamo esaminare quali sono i risultati dell'intervento di AMA rispetto alle iniziative svolte nel passato, quali sono i problemi che sorgono rispetto all'applicazione ottimale della raccolta differenziata e come fare a sviluppare un miglior risultato di raccolta differenziata rispetto al passato. Il presupposto principale, che ha già citato l'assessore Montanari, è legato al fatto che ci vuole un patto tra cittadini e AMA e municipio, cioè l'obiettivo deve essere un obiettivo partecipato che vede tutti coinvolti nella necessità di garantire un miglior servizio, minori costi e una maggiore pulizia della città. Quindi il primo presupposto è che dove questa partecipazione è inadeguata è necessario implementare delle azioni di formazione, di informazione, di coinvolgimento che non possono basarsi soltanto sui contenuti economici della tariffa, ma devono necessariamente anche convincere le persone che quello che si fa è cosa buona, è cosa giusta, e questa è una delle prime iniziative che noi intendiamo mettere in atto in questi municipi. Oggi noi nel sesto municipio stiamo facendo un grosso sforzo che però è in parte vanificato dalla scarsa qualità del prodotto che raccogliamo e anche dalla scarsa quantità del materiale che raccogliamo. In parte queste scarsi, non soddisfacenti risultati sono legati ai limiti strutturali a cui faceva riferimento anche l'assessore, cioè al fatto che la nostra distribuzione sul territorio non è adeguata rispetto al fabbisogno, e in parte sono anche legati al fatto che non c'è questa condizione di coinvolgimento. Quindi abbiamo previsto una serie di iniziative, la prima delle quali è appunto quella della formazione e informazione ai cittadini rispetto a questi obiettivi. Poi abbiamo previsto di implementare un sistema di compostaggio domestico individuale e collettivo, questo anche grazie alle leggi di più recente emanazione, che dovrebbero ridurre le quantità di rifiuti, quindi più che aumentare la raccolta differenziata, ridurne la produzione. Poi allargare le zone dove facciamo la raccolta porta a porta nel sesto municipio, ma soprattutto razionalizzare la raccolta, cioè puntare a modelli di raccolta che siano adatti alla tipologia di utenza, alla tipologia di urbanistica, alla tipologia sociale degli utenti a cui sono destinati. Il punto quindi importante è questa analisi dello stato di fatto, che non è un'analisi ideologica, cioè un'analisi che presuppone che si vada soltanto verso un obiettivo, ma un'analisi che punta a valutare lo stato di fatto ed ottimizzare in funzione dello stato di fatto la migliore soluzione di attività che noi vogliamo svolgere. Un altro punto importante è la raccolta differenziata, l'ottimizzazione della raccolta differenziata presso le utenze non domestiche. Le utenze non domestiche sono un capitolo che noi abbiamo analizzato in maniera molto approfondita, perché sono relativamente poche rispetto al totale degli utenti della città di Roma, ma producono una quantità molto importante di rifiuti in percentuale. Quindi risolvere il problema delle utenze non domestiche vuol dire alla fine risolvere una parte importante dei problemi della raccolta differenziata della città di Roma, sia in termini qualitativi che in termini quantitativi. E l'altro punto fondamentale è il passaggio alla tariffa puntuale. Questo è l'obiettivo vero, secondo me, il
più importante che noi dobbiamo darsi all'interno di questo quinquennio, perché il passaggio alla tariffa di puntuale costituirà prima di tutto di fare un discorso di equità, di correttezza rispetto ai cittadini, cioè saranno premiati automaticamente i cittadini che faranno la raccolta differenziata e produrranno meno rifiuti e saranno invece puniti, tra virgolette, quelli che la raccolta differenziata la faranno. È anche un discorso che promuove la diminuzione del rifiuto, che è un altro punto fondamentale, l'assessore del provvedimento, cioè siccome alla fine tutte queste cose producono un costo, che è il costo del servizio che noi svolgiamo, e questo costo viene in parte ridotto, anzi sensibilmente ridotto, promuovendo la raccolta differenziata, se la raccolta differenziata ottiene degli obiettivi come quelli che sono previsti, e qui a Roma in questo momento non sono questi obiettivi così evidenti, per questo dobbiamo promuovere anche la formazione. Ma in realtà sicuramente un punto chiaro di riduzione dei costi del servizio è legato alla riduzione dei rifiuti. Meno rifiuti vengono prodotti, meno rifiuti vengono raccolti, trattati, meno costo la città sopporta al netto di qualsiasi altro intervento e iniziativa. Evidentemente la riduzione, l'applicazione della tariffa puntuale produce naturalmente una riduzione dei rifiuti, perché questo è misurato dovunque la tariffa puntuale è stata applicata caso anche noi lo prevediamo all'interno del nostro piano. La tariffa di puntuale però ha un difetto fondamentale, rende il sistema molto più vulnerabile, perché l'accesso allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati è misurato ed è, come dire, regolato ed è molto più facile, molto più, come dire, evidente che il fatto che si facciano gli abbandoni, quindi non si seguono i canali normali per fare conferimento di rifiuti indifferenziati, genera un risparmio ai cittadini che non pagano e contemporaneamente un grosso danno per il sistema. Questo è un problema che noi stiamo affrontando, che nasce, cioè fa nascere un'esigenza di importante monitoraggio, e soprattutto, torno al primo concetto che esprimevo, fa nascere la necessità di comprendere tutti insieme che o si rispettano le regole, cioè o si lavora tutti insieme per ottenere un risultato complessivo sulla città di Roma, oppure il sistema non funziona per nessuno, anche a causa di una minoranza di persone che non sono, diciamo, che non sono coinvolte in questo patto. Quindi torno a dire che la formazione e la costruzione di questo patto tra i cittadini, tra municipi e cittadini, tra i municipi, cioè patto a 3 a 4 è un patto molto importante. Quindi il primo punto, vi dicevo, noi prevediamo che queste iniziative vengano applicate a un municipio che abbiamo preso come municipio campione, e poi da questo municipio vengano estese a tutti gli altri municipi di Roma. Il municipio scelto appunto è il sesto, e lì prevediamo, oltre a fare tutte queste iniziative che vi ho raccontato, anche a naturalmente installare le centri di servizi che, diciamo, noi classifichiamo in maniera un po' più estesa rispetto alle isole ecologiche, che sono le strutture che noi prevediamo di collocare sul territorio proprio per arrivare al modello di AME dei municipi, che è un altro passo importante per migliorare la qualità del servizio che noi offriamo alla città di Roma. Naturalmente tutti questi concetti, poi, che adesso sono solo, come dire, delineati a livello di indirizzo, diventano un progetto all'interno del nostro piano industriale, che ripeto stiamo predisponendo. Quindi il piano industriale trasforma questi indirizzi in oggetti che possono essere poi progetti industriali. Dicevo, le isole ecologiche o i centri di servizi, come li chiamiamo, sono un'altra iniziativa che per noi è molto importante, diventeranno dei punti di interfaccia tra AMA e i cittadini, dove non si promuoverà solo una raccolta differenziata, ma si avvicinerà la struttura della raccolta di AMA al territorio. È per questo che noi su questa iniziativa stiamo puntando moltissimo, stiamo lavorando molto, siamo partiti da un'assegnazione di aree che aveva fatto la Presidente Amministrazione, abbiamo lavorato con i municipi per trovare delle collocazioni più, diciamo, accettabili per la popolazione. Le collocazioni sono state trovate e oggi abbiamo a disposizione oltre 30 collocazioni per
realizzare zone ecologiche distribuite abbastanza equamente su tutti i municipi. Su alcuni municipi stiamo ancora discutendo, stiamo ancora individuando le aree più idonee, però diciamo questa iniziativa è partita e sta andando avanti e noi nel nostro piano industriale, la nostra previsione di investimento sia per quest'anno 2017 che per il 2018-2019 puntiamo molto sugli investimenti per realizzare queste infrastrutture. Anche nel sesto municipio prevediamo di realizzare la prima isola ecologica che realizzeremo già da quest'anno, quindi insieme all'assessore aspettiamo di posare la prima pietra per poter cominciare a fare qualcosa di concreto sulle isole ecologiche. E contemporaneamente a seguire rispetto a quest'isola, su questo municipio ne verranno realizzate altre 3-4 in funzione anche della possibilità di estendere questo modello in maniera sempre più diffusa. In realtà il modello standard applicato su scala nazionale prevederebbe un'isola ecologica, un centro di servizio ogni 30.000 abitanti, quindi voi potete immaginare che su Roma noi potremmo immaginare un centinaio di isole ecologiche, quindi l'obiettivo di 30 non è un obiettivo parziale, è un obiettivo che potrà poi essere sviluppato e non c'è limite al fatto che realizzando queste isole, siccome si ottengono benefici dal punto di vista economico, alla fine non è un problema di costo, anzi è un vantaggio economico anche per il costo del servizio. Un altro elemento, vi dicevo, che noi stiamo sviluppando sempre a supporto del piano, questo piano non è soltanto uno strumento di indirizzo, cioè non è, come dire, campato per aria, ma è basato sulle risultanze di lavoro che già abbiamo fatto nei corsi mesi scorsi con l'assessore. Questo è il progetto del sesto municipio, uno di questi, l'altro è il progetto che riguarda l'ottimizzazione della raccolta differenziata dell'utenza domestica. Vi dicevo, questa tipologia di raccolta che è molto importante perché consente di incidere in maniera rilevante sui risultati senza interessare necessariamente tutti gli abitanti di Roma, ma soltanto 120.000 utenze, in realtà in questo momento sta per essere implementato, anzi viene implementato dai primi di agosto, di aprile e dalla fine di marzo in due aree campione che sono nell'undicesimo e nel primo municipio. In queste aree noi abbiamo applicato un modello che prevede che tutta la raccolta differenziata delle utenze domestiche sia riferita a un solo interlocutore e quindi si crea ancora una volta un rapporto diretto tra raccoglitore e produttore che consenta di avere prima di tutto un'interfaccia adeguata ai fabbisogni del produttore, ma contemporaneamente consenta di in qualche modo da parte del fornitore, cioè da parte nostra, di garantire che il produttore si comporti correttamente e che nel momento in cui è soddisfatto in tutte le sue esigenze poi anche lui risponde in maniera soddisfacente per quanto riguarda la raccolta, per quanto riguarda l'esposizione, i tempi, i modi con cui è necessario concludere. Concludo. Potremmo parlarne per ora, sì. Però mi fermo. Dico solo una cosa rispetto alle domus ecologiche, perché è un'altra innovazione molto importante, anche questa che noi stiamo sviluppando, abbiamo già inserito nel piano e noi stiamo approfondendo in maniera sostanziale e concreta. Le domus ecologiche sono un modello che serve a, come vi dicevo prima, ad applicare il risultato della raccolta differenziata, ad applicare il modello di raccolta differenziata puntuale ed efficace anche a sistemi abitativi che non consentono di fare la raccolta porta a porta tradizionale. Questo è l'esempio del fatto che non è la raccolta porta a porta l'unico modello che può essere utilizzato per ottenere il risultato voluto, ma ce ne sono altri. L'importante è trovare il modello migliore per l'utenza che stiamo considerando. Concludo, ma siamo a disposizione per rispondere. Faccio ancora una piccola precisazione. Da quello che avete sentito fino adesso potete anche desumere quella che è la serietà di questo piano. Abbiamo degli obiettivi concreti sviluppati in azioni, progetti, gli obiettivi sono misurabili e saranno verificati in maniera periodica per capire se si sta andando nella direzione giusta alla velocità immaginata oppure se bisogna, come diceva l'assessore, correggere il tiro via via che si procede, e questo mi sembra indice di serietà. Questo significa anche che abbiamo la possibilità di monitorare l'andamento, qualcosa che tendenzialmente non ha mai fatto
parte del modo con il quale le amministrazioni hanno gestito la cosa pubblica, ossia individuare degli obiettivi e verificare l'andamento e la realizzazione di questi obiettivi nella progressione dello sviluppo. Questo è fondamentale perché ci fa capire, ci fa misurare se stiamo facendo in maniera molto sintetica, se stiamo facendo bene o stiamo facendo male, e questo è quello che serve. Ancora molto importante, divento più concreta, il piano prevede un patto tra l'amministrazione, AMA, e cittadini. Il patto è tale per cui se noi vogliamo raggiungere l'obiettivo molto semplice di chiudere salari o chiudere Rocca Cencia, è chiaro a tutti che dobbiamo sviluppare in tempo brevissimo dei sistemi alternativi che vanno verso il riutilizzo, il riciclo, la riduzione. Fintanto che i cittadini continueranno, alcuni cittadini purtroppo, continueranno a buttare cose per strada, cose per terra, a lasciare, questa purtroppo è una particolarità che vediamo tutti, a lasciare ad esempio i rifiuti di carta chiusi nelle buste di plastica, rallenteranno questo processo. Quindi l'impatto è questo: se vogliamo riuscire a superare questo modello che non piace a nessuno e che soprattutto in alcune zone della città è particolarmente gravoso e particolarmente dannoso, tutti quanti insieme dobbiamo lavorare per raggiungere questo obiettivo. Chi impedisce lo sviluppo di questo progetto sta danneggiando una comunità intera. Questo deve essere molto molto chiaro. Questa è una partita che o si gioca tutti insieme e si vince tutti insieme, o perdiamo tutti, come è stato fino adesso. Grazie. Questa piena citazione, seconda domanda. Tre centri per l'organico per il compostaggio, dove saranno realizzati e quando? E la stessa domanda per i centri del multimateriale, se abbiamo capito, quelli per la separazione della plastica, quando e dove? Un attimo un'altra domanda, raccogliamo e poi vi lasciamo spazio alle risposte. Grazie. Quando, per quanto parte il piano, Simona Daniela Pianza? In parte è già partito. È già partito. Con la raccolta differenziata delle utenze non domestiche, ad esempio, con lo sviluppo della, mi sembra, dei materiali edili, è già partito. La progettazione delle isole ecologiche è già partita, quindi insomma ci sono, scusate, alcune delle azioni che adesso mi dirà bene sono già state messe in campo. Chiaramente questo è un progetto di ampio respiro e partirà, come dice lei, gradualmente, però ci siamo. Sì, allora sulla prima isola ecologica, allora lei si riferisce alle isole ecologiche, cioè i centri di no, lei sta parlando del punti di raccolta uno di ogni municipio. Sì, beh, punti di raccolta, cioè noi adesso qui non parliamo di punti di raccolta, noi parliamo di allora due tipologie di siti che verranno realizzati, che sono per ogni municipio, che sono i centri per il riuso, e questo è fondamentale, che hanno una struttura che è quella appunto sostanzialmente dei CRIC, cioè dove sostanzialmente ogni oggetto potrà essere portato e potrà essere riparabile, riusabile e frutto di eco design. Cioè, posso fare altri esempi a Milano oppure a Genova come Palazzo Verde, oppure come diciamo, le fabbriche del riciclo, ecco. E quelle che oggi si chiamano, esistono nei territori, noi le abbiamo chiamate isole di economia circolare, centri di riuso creativo. Allora questi saranno realizzati per ogni municipio, noi stiamo studiando appunto le diverse sedi. Invece noi partiremo a breve con la prima appunto isola ecologica, dove i cittadini potranno conferire quei cosiddetti beni, che sono i cosiddetti beni durevoli,
che però possono avere una vita importante. Penso ai materassi, penso appunto anche ai RAE, penso a tutti i rifiuti anche particolari che possono invece costituire un pericolo per la salute. Questi centri potranno anche svolgere diverse funzioni, cioè non solo essere, diciamo, le tradizionali isole ecologiche, ma essere anche quel luogo dove i cittadini, dove la stessa AMA ha un punto di riferimento. Oggi un grande problema che noi abbiamo visto, e questo lo può confermare l'ingegnere Bina, è che per la ottimizzazione della raccolta purtroppo molto spesso gli stessi lavoratori appunto di AMA sono costretti a fare tantissima strada per iniziare il loro percorso di lavoro. Questi AMA di municipio saranno appunto fondamentali proprio per questa ragione, e in parte coincideranno con le isole ecologiche, in parte naturalmente no, saranno solo strutture di servizio direttamente di AMA. Accanto a questi, dicevo, per ogni municipio realizzeremo i CRIC. Noi partiremo con la prima, e quindi quando metteremo la prima pietra sulla prima vi faremo vedere anche il progetto esatto di come funzionano. Poi invece abbiamo le domus ecologiche, che sono le altre strutture, da non confondere appunto con le isole ecologiche. Le domus sono dei luoghi, in genere recintati, riservati ai cittadini. I cittadini possono accedere con delle card oppure con delle chiavi. Anche questa ne stiamo realizzando una, e vi diremo la data dell'inaugurazione, in cui la nostra sita appunto inaugurerà la prima a breve, e quindi anche questa sarà una sorpresa. E in questi luoghi è possibile effettuare la raccolta differenziata, ma non è solo possibile, è obbligatorio farla, cioè che in questi luoghi chi non conferisce, siccome le utenze saranno appunto utenze dedicate, destinate a quel tipo di situazione, e che verrà fatto un controllo molto rigoroso, in modo che si inizierà anche quell'attività fondamentale di contrasto a chi non fa la raccolta differenziata. Questo è fondamentale. Ma volevo anche ricordare che noi comunque faremo in modo che 100.000 cittadini all'anno possano essere coinvolti appunto nel porta a porta, e questo è quello che stiamo progettando. Però oltre a quelli esistenti, certo. E questo ci consentirà, attraverso queste tre tipologie, di estendere la raccolta differenziata a tutta la città. E quindi voi vedrete questi luoghi, che saranno anche luoghi belli, perché io qui abbiamo messo nel piano, comunque li potete trovare anche nel piano, perché sia le domus ecologiche che le isole ecologiche e sia i CRIC sono già appunto disegnati appunto nel piano. Non so se c'era come... Ah, sulla piantistica per l'organico noi abbiamo già individuato, segnalato dai municipi, tre siti, e su questi siti stiamo facendo però uno studio di fattibilità, e quindi a breve il piano industriale di AMA, dopo questi siti sono stati segnalati dai municipi, e noi partiremo appunto col primo sito, col primo impianto. Voi sapete che un'impiantistica per l'organico comunque esige una serie di autorizzazioni, quindi la tempistica a nostro avviso per realizzare l'impianto sarà almeno, diciamo, tra un anno e mezzo, se tutte le autorizzazioni arriveranno velocemente. Quando infatti si dice avete detto no a Rocca Cencia eccetera, ma comunque Rocca Cencia non è che si risolveva in poco, Rocca Cencia esigeva appunto comunque un anno e mezzo o due di autorizzazioni. Quindi in realtà noi diamo una risposta semplicemente diversa, perché noi prevediamo un'impiantistica aerobica, e quindi dal nostro punto di vista noi faremo un impianto aerobico di quelli naturalmente avanzati tecnologicamente, così come i nostri cassonetti, sia per la raccolta porta a porta che per le diverse tipologie di raccolta, saranno cassonetti intelligenti. Quindi noi cercheremo di studiare anche un prototipo solo per Roma, e lo stiamo, vero ingegner Bina, già mettendo in campo, interessantissimo, un prototipo intelligente che ci consente sia di misurare appunto l'indifferenziato che di svolgere anche altre funzioni importanti, e ve lo presenteremo. Ovviamente il piano, come sapete, è un piano strategico, quindi i piani strategici hanno gli obiettivi, indicano gli obiettivi e indicano i percorsi, e anche un cronoprogramma. Noi comunque, come dicevo, al microfono, grazie. Nel piano industriale. In quali punti sarà? Nel piano, lo indichiamo nel piano industriale di AMA. Dovete avere solo pazienza qualche 15 minuti.
si sa, noi stiamo già studiando che sono già individuati e sono, sono territori indicati dai municipi. Facciamo al microfono. L'industriale sarà presentato entro 15 giorni. Sì. Sarà presentato in assemblea di AMA insieme alla approvazione del bilancio, l'assemblea convocata per fine aprile, prima seduta, e i primi di maggio per la seconda seduta. Ultima serie di domande. Buongiorno, Luisa Monforte, Omo di Roma. Io volevo chiedere, rispetto alla tariffa puntuale, come si fa a verificare se i cittadini conferiscono bene, conferiscono male, quale sarà la modalità di controllo? Va bene, altra domanda? Altra domanda ancora? Salve, Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Volevo chiedere quanto vale, no, quello che avete raccontato mi sembra che ci sia bisogno di uno sforzo di investimenti notevole. Quanto vale questo piano in termini economici e quanti sono i risparmi effettivi stimati almeno il primo anno, il primo biennio, non so quali stime avete fatto. La seconda domanda riguarda AMA. E vorrei sapere se si va verso il ritorno del Consiglio d'amministrazione oppure se la governance resterà amministratore con il direttore generale. Grazie. Ultima domanda ancora? Ultime due. C'è un'altra qui. Sì, io volevo, dottore Maggiore Bergamo di Radio Roma Capitale, un po' dottor Pina, perché sono del quinto municipio, quindi esperienza diretta. Preoccupano gli step, ecco questo. È successo a luglio scorso che nella nostra zona sono stati posti cassonetti per la raccolta organica, solo che la raccolta da parte dell'AMA iniziava a settembre. È successo un macello, un cassonetto è stata chiamata l'AMA perché un cassonetto era veramente impossibile passare per via Casilina. Addirittura dei cittadini hanno preso un cassonetto, l'hanno messo in mezzo alla strada e a quel punto è intervenuta la municipale, si sono resi conto, è intervenuto un raccoglitore dell'AMA e non poteva raccogliere quel cassonetto che era così pesante con l'organico, e dei ragazzi hanno dovuto svuotarlo per metà, prima raccolta, seconda raccolta. Vorrei delle assicurazioni sugli stand, grazie. Ultima domanda qui. Ultima? Ma qui. No, c'è anche il signore, no? Molto rapidamente, siccome la sindaca Raggi ha, sono Mario Evangelista Messaggero, e la sindaca Raggi ha accennato l'accordo con la prefettura, per questo che lancio questa domanda. Sappiamo tutti che c'è il problema dell'interdittiva preventiva antimafia sugli impianti di cerroni popolari. Ovviamente non è, questo l'ho per scontato, lo sto perdendo, non è responsabilità di questa amministrazione in nessun modo. Però come pensate di affrontare questo problema che rischia di aggravare ulteriormente il problema dei rifiuti a Roma? Qui e chiudiamo. Ultima domanda qui e chiudiamo. Ultima domanda. Grazie. Sergio Ferraris, La Nuova Ecologia, per il Ministero dell'Ambiente. Volevo riuscire a capire se c'era qualche specificità per il centro storico. A Roma è uno dei centri storici più grandi d'Europa, la raccolta deve essere particolare, esistono migliaia di utenze commerciali, e poi volevo riuscire a capire, che è dentro tra parentesi il patrimonio dell'UNESCO, ha dei vincoli non banali dal punto di vista artistico, eccetera, eccetera, per cui volevo riuscire a capire se c'era qualcosa di specifico per il centro storico. Grazie. Allora, inizio io sull'interdittiva antimafia. Come sapete è un provvedimento che poi riguarda Colari nel complesso e quindi tutti i soggetti pubblici e privati che di fatto conferiscono all'interno del centro gestito da Colari, che è Malagrotta. Quindi stiamo lavorando col prefetto proprio per avere una soluzione che sia generale, e soprattutto noi non accettiamo alcun tipo di ricatto da questo soggetto. Quindi l'azione che stiamo portando avanti, ripeto, è di concerto, è generale, perché dobbiamo sicuramente toglierci da questo gioco che sino ad oggi ha ingabbiato la città di Roma, probabilmente anche altri soggetti, anche altre città.
Allora, per quanto riguarda il CDA, noi abbiamo votato una memoria di giunta che prevede il passaggio dall'amministratore unico al CDA e tra l'altro appunto a breve uscirà appunto una call per tutte le partecipate, quindi seguita dall'assessore Colomban che sta seguendo appunto questa, diciamo, queste modifiche che verranno effettuate effettivamente nei diversi CDA, quindi la memoria riguardava AMA e ATAC, come potete vedere, e ovviamente però il problema riguarda tutte le aziende, quindi a breve ci sarà appunto una call pubblica per tutti i rinnovi che dovranno essere messi in campo. Ecco, invece per quanto riguarda il centro storico, che è molto importante questa riflessione, perché effettivamente per il centro storico stiamo proprio studiando l'utilizzo di tecnologie innovative che possono aiutare in questo processo. Devo dire che l'accordo che è stato fatto anche con Comieco e l'accordo che è stato fatto anche con Asubio Plastiche sono accordi che ci aiutano proprio ad andare a intercettare questo tipo di materiali post consumo, soprattutto appunto carte e cartoni, che sono, sappiamo, quelli che costituiscono un grande problema per il centro storico. Inoltre l'estensione della raccolta differenziata alle utenze non domestiche prevede proprio degli interventi specifici per poter intervenire su quegli esercizi commerciali, in particolare i ristoranti, in particolare appunto coloro che sono e fanno attività anche turistica, in modo tale che si intercettino da subito queste frazioni anche in modo, come diceva all'inizio la sindaca, in modo corretto, perché spesso purtroppo questo materiale va a finire nell'indifferenziato oppure non viene raccolto in modo corretto. Quindi tra l'altro appunto noi ringraziamo questi consorzi e vorremmo anzi avere un rapporto stretto anche tramite ANCI, quindi io penso che noi dovremo appunto attraverso anche il nostro ruolo in ANCI poter ottenere degli accordi anche qua che aiutino soprattutto le grandi città che, come Roma, a ottenere dei risultati importanti sui centri storici particolari. Allora, partiamo dalla tariffa puntuale, come controllare. Come il discorso, diciamo, concettualmente è abbastanza semplice. L'applicazione della tariffa puntuale si basa sul tracciamento di tutti i conferimenti del rifiuto non indifferenziato, quindi del rifiuto residuo. Naturalmente se noi riusciremo a identificare e a collegare ogni chilo, ogni litro di rifiuto che viene conferito da ogni cittadino, non avremo problemi a assegnare a ogni cittadino la giusta tariffa rispetto a quello che produce. Il problema è che questo sistema, cioè questo concetto molto semplice, diventa, poi quando viene applicato nella realtà, diventa faticoso, non difficile, faticoso da implementare, sia perché bisogna adeguare le banche dati, e quindi avere le banche dati completamente aggiornate in modo che nessuno sfugga a questo censimento, a questa assegnazione, e poi individuare per ciascuna tipologia di produzione, per ciascun cittadino, qual è la quantità che lui dovrebbe teoricamente produrre, per evitare che per esempio una parte del rifiuto indifferenziato venga conferito nei cassonetti del rifiuto differenziato che invece non sono misurati. Questo sistema è un sistema che viene già applicato in tutto il mondo, anche in Italia, quindi non stiamo parlando di niente di nuovo. A Roma cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che tutte quelle realtà non misurate, che di fatto sfuggono a tutte le banche dati, oppure che in qualche modo sono diverse rispetto a quello che viene classificato le banche dati, non potendo conferire rifiuti nei cassonetti, perché i cassonetti saranno accessibili soltanto a chi avrà le dotazioni per lo smaltimento corretto, poi alla fine siano, come dire, tra virgolette, costretti ad abbandonare i rifiuti. Quindi tutto il lavoro da fare è questo, quello di coinvolgere tutto il sistema e comprendere tutta l'utenza romana intesa in senso esteso in questo censimento, in questa misurazione.
sulla base di questo, cioè se noi riusciremo a realizzare questo modello esteso a tutta la città, poi non ci sarà problema a controllare. La difficoltà sta pure. Per quanto riguarda gli investimenti, la domanda è più una domanda da piano industriale che da piano di gestione. Però due concetti fondamentali. Il piano industriale che diciamo, si appoggia su questo piano di gestione prevede un volume di investimenti che stanno tra i 350 e i 400 milioni di euro nel triennio. E sono investimenti che sono tutti all'interno, tutti sostenuti, tutti compresi nel piano finanziario tariffa, che è il piano finanziario che poi è stato approvato a supporto dell'affidamento della gestione del servizio di igiene ambientale da Roma Capitale. Questo piano, pur prevedendo una riduzione sensibile di 5 anni del corrispettivo necessario per garantire il servizio, ha anche una capienza di finanziare per fare gli investimenti, e questa capienza è quella in cui noi riusciremo a stare per realizzare questo piano. Il piano, e anche il piano industriale, naturalmente tiene conto di una serie di vantaggi economici, di risparmi in economie, di efficienze che noi dovremmo fare. Questa è la vera sfida, cioè la sfida è migliorare il servizio, aumentare la raccolta differenziata, rendere Roma virtuosa dal punto di vista ambientale di più di quello che è già oggi, senza incidere, anzi diminuendo la tariffa rispetto ai cittadini romani. Questo è. Ecco, per quanto riguarda il discorso del quinto municipio, diciamo, vabbè, adesso io non ho presente esattamente il bisogno, anche perché è precedente alla mia presenza a Roma, però c'è stato in passato, e questo è un esempio anche di come a volte lo sforzo non sia, è quello che dicevo all'inizio, lo sforzo poi che fa ama, a volte non sia, anche per motivi organizzativi, non dia i risultati che ama si aspetta, e questo stesso municipio appunto dicevo evidente, ci sono state in passato magari iniziative non completamente coordinate all'interno della promozione della raccolta differenziata sulla città. Da una parte queste cose sono nate dalla volontà di arrivare, cioè di condividere, arrivare a questo risultato, quindi hanno una motivazione sicuramente positiva nel loro spirito, però poi questa cosa a volte ha generato, io lo dico in senso generale, non sono molti gli episodi, a volte ha generato disagi che però sono stati recuperati. Oggi il sistema funziona, cioè c'è stato questo episodio, poi è rientrato naturalmente. Città sul centro storico che chiedeva, esatto, il centro storico anche per noi è un elemento specifico importante, e lo consideriamo importante anche oggi, cioè, vi faccio un esempio, rispetto a una frequenza di raccolta dei rifiuti che di solito è di qualche giorno alla settimana, noi in Piazza Navona passiamo 3 volte al giorno, cioè 21 volte alla settimana, quindi andiamo oltre la frequenza giornaliera. Questo per dire che noi siamo riusciti, all'interno del costo elevato del servizio che AMA svolge per conto dei romani a Roma, c'è anche questa considerazione, questo impegno a garantire la pulizia del centro storico, che sappiamo è un oggetto pregiato che tutto il mondo ci invidia e che noi cerchiamo di mantenere nelle migliori condizioni di pulizia possibili. Naturalmente i rifiuti non possiamo farli sparire, cioè nel senso che non possiamo mangiarli appena vengono depositati, come le foglie, cioè qualche minuto, qualche mezz'ora i rifiuti devono stare per forza sul terreno prima che noi li raccogliamo, però cerchiamo di far sì che questo tempo sia il minore possibile. Lei ha detto bene, nel centro storico l'incidenza delle utenze non domestiche è molto rilevante, molto importante, e proprio per questo, per esempio, una delle due zone che noi abbiamo, su cui abbiamo puntato per promuovere questa ottimizzazione della raccolta differenziata, è il ghetto, quindi proprio il centro storico pieno, e lì stiamo concentrandoci per migliorare il servizio. Se posso, allora diciamo che proprio perché il porta a porta è l'elemento centrale della nostra progettualità, arrivare al 2021, noi seguiremo
ogni attivazione degli abitanti che man mano appunto inizieranno a fare questa attività in modo molto attento. Quindi noi faremo incontri con i cittadini, assieme ai presidenti dei municipi, assieme agli assessori all'ambiente dei singoli municipi, saremo a disposizione proprio per accompagnare questo percorso, perché mi sembra che uno degli errori fatti appunto in passato, ma che sono errori che si fanno a volte appunto quando si introducono dei sistemi più vicini ai cittadini, è quello di non seguire percorso appunto dei cittadini e le esigenze anche singole dei cittadini. Quindi il nostro porta a porta sarà un porta a porta assolutamente attento e costruito con un protagonismo centrale dei cittadini, e su questo noi puntiamo molto, perché sappiamo che questo sistema è il sistema che ci aiuta davvero a non lasciare più i rifiuti per strada, ecco. E quindi per noi questo è assolutamente centrale. Questa relazione va mantenuta e costruita proprio per arrivare a quell'obiettivo che vorrei ricordare, perché questi appunto sono materiali post consumo e il porta a porta ci aiuta a realizzarli.